Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati agli ascoltatori di Radio Italia 5, siamo di nuovo in compagnia di un ospite a Storytime, il programma che racconta le vostre vite. E allora benvenuto innanzitutto a Senia Passarella. Ciao, buonasera. Ciao Sonia, grazie di essere venuta. Allora, tu ti occupi di yoga, sei un insegnante di yoga. Raccontaci un po' cosa svolgi durante la giornata, come si svolge la tua attività. Sì, organizzo lezioni su Zoom sia per adulti che per bambini in diverse fasce di orario e poi in estate ho organizzato anche ritiri ed eventi in presenza, all'aperto, in mezzo alla natura. Quindi quando il tempo lo concede, sì. Fai questi ritiri ed eventi, mi dicevi. Perfetto. Come si svolge invece con Zoom l'attività? Le lezioni appunto sono via Zoom, le classi durano circa un'oretta e quindi contemplano al loro interno un po' tutte le varie parti di una lezione di yoga, quindi dagli esercizi di respirazione alla pratica più fisica con le posizioni, aspetti meditativi. Per quanto riguarda bambini invece la parola d'ordine è gioco e divertimento. Esatto, quindi te mi dicevi prima che cerchi di fare avvicinare a questa disciplina anche i più piccoli. Sì. In che modo? Allora, innanzitutto i bambini sono più predisposti all'attività yoga e alla meditazione, proprio per loro conformazione fisica e mentale. Quindi prima si avvicinano a questo mondo e maggiori saranno i loro benefici. Certo, benissimo. E che è un pochino anche quello che cerchi di trasmettere ai loro genitori, certo. O invece è diverso anche l'approccio con gli adulti? L'approccio è diverso perché il bambino non è un piccolo adulto, è un essere a sé stante, quindi la lezione si svolge in maniera molto diversa tra bambini e adulti. Bene, 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 perfetto. Faccio un esempio. Sì, sicuramente nei bambini la parte dedicata alla meditazione e alla respirazione è fortemente ridotta e si dà più attenzione alla parte fisica delle posizioni perché è lì che c'è il divertimento, è lì che c'è il gioco. Negli adulti invece no, si dà magari maggiore attenzione all'aspetto più spirituale, più psicologico ed emozionale della quindi pratica. Quindi meno ludico, perfetto. Esatto. Bene, dunque mi dicevi che la tua attività ha anche uno sfondo di tipo solidale. Sì, perché lo yoga non si fa solo sul tappetino, si porta anche fuori nella vita quotidiana e partecipando ai miei eventi e alle mie lezioni, parte del ricavato verrà devoluto all'associazione Progetto Animalista per la Vita, che si occupa del recupero dei galghi in Spagna e la loro riadozione. Esatto, che sono cani, vero? Sì, sono cani fortemente sfruttati e maltrattati in Spagna. Sì, lo sapevo questa cosa. Ricordiamo, Senia, per favore, anche un attimo i tuoi contatti. Sì, il mio numero è 349-322-0433, la mail senia.passarella@liscio.it e mi potete trovare sui social Facebook Senia Passarella Yoga, Instagram seniapassarella_yoga e canale YouTube Senia Passarella Yoga. Benissimo, Senia. Parlando un pochino più in generale, l'importanza dello yoga per quella che è la vita di tutti i giorni. Sì, lo yoga non fa bene solo al corpo, ma fa bene soprattutto a livello mentale, in quanto agisce principalmente sul sistema nervoso centrale. E da lì tutto viene molto più semplice, quindi ci permette di vivere una vita più piena, più consapevole e con maggiore amore e rispetto per se stessi e per gli altri. Soprattutto di questi tempi. Assolutamente. Senti Sonia, tu lavori da sola o ti appoggi anche a studi, a Principalmente lavoro da sola, mi appoggio alle varie strutture per l'organizzazione degli eventi. Ok, benissimo, quindi per quanto riguarda quelli in persona, esatto. Ovviamente. Ok, perfetto, mi sembra che abbiamo detto tutto, sei stata gentilissima e chiarissima. Grazie. Ti ringrazio di essere stata con noi e insomma sicuramente qualcuno si avvicinerà più volentieri a questa disciplina. Fa piacere, grazie, grazie mille. A te. Storytime, Evoluzione Radio.